Zelli, oggi la presentazione di un nuovo candidato per le prossime elezioni regionali, l'ex assessore comunale Santa Venere. Come si è arrivati a questa candidatura? Si è arrivati con il percorso che avevamo un po' iniziato con tutta la lista di Donato Di Matteo. C'è stata questa rottura prima con la giunta d'Alfonso, poi chiaramente anche sulla parte di Alessandrini. Noi a quel punto, essendo un movimento civico, abbiamo iniziato un dialogo che si è, come abbiamo detto tante volte e come abbiamo detto più volte, consolidato in maniera importante e rilevante sull'elezione del presidente della provincia di Pescara. E quindi noi abbiamo voluto continuare, dopodiché Di Matteo insomma ha scelto altri lidi, noi invece con alcune delle sue persone, e quindi Santa Venere è una di queste, invece piuttosto che Giuliano Diodati, che oggi aderirà al Movimento Azione Politica non essendo candidato, ma aderirà al Movimento di Azione Politica, vogliamo invece continuare un dialogo, perché secondo noi dare un segno di discontinuità importante rispetto alle due giunte che ho appena citato, che hanno fatto tanto male sia a Pescara che alla regione, è un segno estremamente positivo che va valorizzato. Ho scelto questa candidatura perché fondamentalmente condivido il progetto di base, un progetto che comunque vuole tornare a mettere la politica al centro, una politica che è quella che ci insegnavano i greci, la politica della piazza, dell'agorà, dove noi stiamo con le persone e per le persone devono essere al centro. È una sfida, credo nelle sfide, e mi piace lavorare insieme, e in questo movimento è quello che vorremmo fare tutti insieme per l'Abruzzo. Come si è interrotto il rapporto di collaborazione politica con Donato Di Matteo? Con Donato non è assolutamente che io ho abbandonato Donato sapeva di questa mia posizione, che non avrei mai assolutamente appoggiato un PD fatto di persone di questo tipo, di persone che continuano a stare chiuse nelle loro logiche che sono illogiche per poi le persone, e quindi Donato ha fatto la sua scelta e io ovviamente ho dovuto necessariamente fare la mia. Poteva appunto essere quella di rimanere in disparte, di non fare più nulla, ma le persone intorno a me ovviamente mi hanno anche dato una spinta, devo dire questo è stato importante, a continuare a crederci e a dare il mio contributo. Sono abituata a lavorare, a mettercela tutta, quindi sono qui e insieme potremmo magari farcela.